Oggi voglio fare un video completamente fuori dalla logica del canale. Non parliamo di videogiochi, ma parliamo di marketing. Della miglior campagna marketing che io abbia mai visto fare nell'ultimo anno. Stiamo parlando di Elisa Esposito, la ragazza che insegna il corsivo a tutti. È famosissima, non c'è un'anima viva che non la conosca. Lo dico subito, ragazzi, sono nell'ambiente del marketing, della comunicazione. Di conseguenza sto analizzando soltanto quello che è stato fatto, non sto analizzando la persona, non la sto giudicando e non sto giudicando quello che fa. Quindi, per favore, se avete commenti critici verso la persona o addirittura insulti, non commentate, teneteveli dentro. La cosa funziona, la ragazza è quella giusta. Bell'aspetto, presenza, non ha una cadenza, un accento marcato e ovviamente sa esattamente interpretare il personaggio. Manca il tema principale, la lingua italiana. Ce l'abbiamo tra le mani e in bocca ogni santo giorno. Per iscritto, perché non si può avere un tono differente da quello parlato. E qui entra in gioco lo stereotipo del corsivo che prende in giro i milanesi, ma io che sono genovese sento molto di più una presa in giro verso il savonese. Che peraltro, se qualcuno si ricorda, io parlo savonese, c'è già. Quindi il cocktail è pronto, ragazzi. Ragazza, bella presenza, cosa divertente, stereotipo ed esagerazione. Abbiamo tutto quello che serve per un trend. Senza ovviamente tralasciare idea originale, perché questo qua è il fulcro di tutto quanto, sempre. Ora parliamo di un'altra cosa. Secondo voi, è possibile, con questo cocktail, diventare così famosi in così breve tempo? La risposta, ragazzi, è assolutamente no. Potreste essere anche quel signore che aveva il vizio di camminare sull'acqua con i suoi 12 follower, che ai tempi erano un casino, che questa cosa è matematicamente impossibile. Perché vi dico di no? Perché state lottando contro dei numeri molto più grossi dei vostri. Quindi, se io oggi dovessi intraprendere un'avventura su TikTok, cosa che sto facendo, dovrei scegliermi una nicchia della nicchia, che è ancora più nicchia nella nicchia, in modo da essere quasi unico e quei quattro in croce che cercano quella cosa trovano me. TikTok funziona in una maniera un po' particolare, tu comunque vieni proposto, ci sono degli orari, ci sono dei metodi e via dicendo, sotterfugi, e tra tutte queste cose c'è la cosa più semplice del mondo. Qualcuno ti deve dare un calcio nel culo. Con questo, ragazzi, non sto parlando di raccomandazioni. Per favore non cadete in questo tema, perché questa non è stata una raccomandazione, come tutte le altre. Si chiama campagna marketing perfettamente riuscita. Ricordiamoci sempre di una cosa, quando ci mettiamo davanti ad una videocamera, che essa sia per TikTok o per YouTube, a parlare di qualcosa, a esporci per qualcosa, non stiamo vendendo quel qualcosa. Di quel qualcosa solitamente non frega un cazzo a nessuno. La gente guarda noi. Quindi se noi funzioniamo, noi siamo un buon prodotto da vendere. Ed è quella la nostra forza, non il prodotto di cui parliamo. Quindi mi viene da dire che qualche talent in particolare abbia adocchiato Elisa Esposito, abbia visto qualcosa e abbia intuito qualcosa da farle fare, creando la base di una campagna marketing con piano di pubblicazione e tutto quello che ne consegue. Non è la prima volta che tutto ciò accade, è semplicemente una di quelle volte che ha fatto un po' più rumore del normale, perché la cosa funzionava, funzionava più di quello che era stato previsto. E dietro a tutto questo vi assicuro che una persona normale non sarebbe neanche lontanamente pronta psicologicamente e fisicamente a quello che è successo dopo l'esplosione. Quindi vi assicuro che dietro ad una costruzione marketing così verticale c'è sempre qualcuno che ha tanto, tanto, tanto cervello. Perché vi dico questo? Pensate solo ad organizzare comunicati stampa, comparsate, interviste, i nuovi TikTok da fare, presentazione del personaggio, vestiario del personaggio, cosa porta il personaggio e dove, e poi organizzazione in discoteca e tutto il resto. Ma voi pensate di riuscire a gestire una cosa così grossa da soli? Vi assicuro di no. Vi ho detto prima che è già successo, ma non vi ho ancora detto quando, perché ci arrivo ora. E quell'evento, quel singolo evento avvenuto anni e anni e anni fa, è il motivo per cui io oggi sono su YouTube. Perché l'ho studiato molto a fondo e ho cercato di capire con tutte le mie forze la meccanica. E tutta una parte
Io la conosco perfettamente e la metto in pratica col mio canale. In un anno e mezzo abbiamo fatto 18.000 iscritti. Poi, grazie alla SEO e grazie anche ad un calcolo molto accurato su momento di pubblicazione, parole da utilizzare per la SEO e per il posizionamento Google, YouTube e compagnia bella, siamo riusciti anche a totalizzare 400.000 visualizzazioni in un singolo mese parlando di Elden Ring. Quindi credo di aver imparato tanto da quel singolo evento e di aver imparato bene anche da quel singolo evento. E ve lo voglio raccontare, perché quell'evento si chiama Francesco Sole. Francesco Sole, magari tanti non se lo ricorderanno, ma ha fatto anche Tu sì che vales. È un ragazzo molto pulito, bellissima presenza e parla da 10, ragazzi. Si comporta veramente a modo fin dall'inizio. Era un personaggio. E quindi è anche giusto che sia arrivato dove è arrivato. Nessuno dice che non sono persone che se lo meritano. Perché? Perché se non te lo meritassi, non ci arriveresti. Molto semplice. Perché funziona così la vita, ragazzi. Che cosa è successo? Lui non si chiama né Francesco né Sole. Mi sembra che si chiama Edoardo, ora non mi ricordo. Però, da dove nasce Francesco Sole? Nasce da una ricerca sulle keywords più utilizzate in quel momento, tra nomi, cose varie ed eventuali. Ed ecco lì, tac, qual è il nome? Quello. Perché? Perché è già straricercato. E che cosa gli facciamo fare? Gli facciamo fare il primo video, l'amore ai tempi di WhatsApp. Non era un video originale, e lì mi ha stupito tantissimo, ma era un video preso da uno spagnolo che l'aveva fatto poco prima, tra l'altro, e che aveva avuto un successo mostruoso. Era stato semplicemente preso, tradotto in italiano, applicato alla sua persona, che ripeto, ci stava benissimo, e come per magia, boom! Selvaggia Lucarelli lo consigliava, Francesco Facchinetti lo consigliava. Ora non mi ricordo tutti i nomi, ma c'era proprio un pool di personaggi famosi che lo volevano lì. E non è un caso, ragazzi, lo sappiamo tutti. Si chiama campagna marketing. Quella è stata la prima campagna marketing contro cui io ho dato una zuccata fortissima e ne sono rimasto completamente affascinato. Come un calcolo perfetto dei tempi, delle cadenze, degli avvenimenti poteva trasformare il niente, il nulla cosmico in un successo. E ripeto, se la persona, se la faces della situazione, in questo caso Francesco Sole, non fosse stato in grado, se non fosse stato veramente capace, se non avesse avuto delle capacità pregresse, non sarebbe andato da nessuna parte. Avrebbe fatto boom e poi sarebbe crollato 10 minuti dopo. E tutti ce lo saremmo dimenticati così. Invece è arrivato ancora oggi ad avere una sua società che si occupa di talent management. Ha scritto dei libri, ha fatto un casino di roba. Tolto Tu sì che vales, che è stata la cosa che mi è piaciuta meno. Ma ha fatto veramente un casino di roba. Ha lavorato con Matano, con la Belen. Cioè, ne ha conosciuta di gente. Mica robetta da poco. Ed è stata un po' la mia nave scuola per capire il format. Ovviamente io da solo posso arrivare fino ad un certo punto. Non ho le conoscenze nell'ambiente, quindi io posso affidarmi soltanto alle mie capacità di SEO specialist, di indicizzazione e dei contenuti che faccio. Quindi sperare che alla gente quello che dico interessi, che la mia faccia non stia sull'anima e che il mio accento ligure possa sembrare anche divertente. Bellin. Ed è così che quando ho visto Elisa Esposito esplodere dal niente con "io parlo corsivo", mi è scappato un po' il sorriso. Mi ha fatto quasi piacere rivedere quel format riproposto ai giorni nostri, perché erano passati veramente tanti anni in cui non lo vedevo fatto così bene, così tanto bene che si è addirittura superato, ma superato alla grande, ragazzi. Volete i mezzi che ci sono oggi, volete l'immediatezza che c'è in format e applicazioni come possono essere TikTok, social network, metodi per parlare con la gente. E il fenomeno Elisa Esposito ha superato tutto questo con un unico dettaglio. Alexa, sai parlare in corsivo? Ma certo. Ah, mio... Ho studiato e ora sono tra i migliori alunni. Seguo tutte le lezioni di corsivo. Non vedo l'ora, arrivi la prossima verifica. Non c'era ancora riuscito.
nessuno.